Allora, buongiorno. Questa è in assoluto la lezione più teorica fra tutte quelle che devo fare. Preparatevi, cercate di non addormentarvi a metà, ma neanche all'inizio. Tutto sommato è importante, credetemi, uno lo capisce magari diventando un po' più grande. Allora, abbiamo visto, avete visto, abbiamo iniziato a vedere la collection, le collection in Java, abbiamo visto le liste che, e le abbiamo praticamente usate come un tempo si usavano gli array in C e forse anche in Java. Le liste sono degli array che funzionano meglio, sono più carine, ci tolgono un sacco di problemi, sono più eleganti, non devo preoccuparmi di quanto sono grandi, eccetera, eccetera. Hanno però una serie di problemi e il problema principale è la velocità con cui io posso fare accesso agli elementi. Questa velocità è, nei due tipi di array che abbiamo visto, sia l'array list sia la linked list, alcune operazioni sono lente. Dovreste aver ricordarvi, perché qualcuno aveva anche capito mentre facevo lezione e me l'aveva chiesto. Vi ricordate perché la cancellazione di un elemento in un array list è lenta? Cancellare un elemento da un array list è lento perché io devo prendere tutti gli elementi dopo e ricopiarli su, tirandomeli su uno per uno per tenerli nello stesso ordine. Perché li voglio tenere nello stesso ordine? Perché un concetto fondamentale delle liste è il concetto di ordinamento. Se non me ne importasse nulla dell'ordinamento, potrei prendere l'ultimo elemento e metterlo nella posizione, ma in ogni caso avrei il problema di andare a trovare dov'è l'elemento che io voglio cancellare. E vi ricordate perché nella linked list è ugualmente lento andare a cancellare un oggetto? L'operazione di cancellazione di per sé è molto rapida, perché basta andare a snodare e riannodare la lista. La linked list sono come tanti anelli di una catena legati uno all'altro, quindi cancellare un elemento è molto veloce, però andarlo a trovare no, io comunque devo scorrere tutta la lista per andare a trovare il mio elemento. Allora, quindi ci sono delle operazioni che sono lente e ci sono delle operazioni che sono immediate. L'obiettivo di questa lezione è cercare di dare un minimo, ma proprio minimo, maggior forma, a questo concetto di immediato e lento. Che cosa intendiamo? E quindi l'argomento della lezione di oggi è la computational complexity. Come si misura la difficoltà di un problema? Allora, innanzitutto, partiamo dall'opposto. Come misuro l'efficienza? Le prime cose che mi vengono in mente sono quanto tempo impiego per fare qualcosa e quanto spazio mi serve. Ad esempio, quanto spazio su disco, quanto spazio in memoria. Questi sono parametri. Parametro fondamentale per voi, che probabilmente nella vostra vita vi troverete a dover dire cosa fare a dei programmatori più che a programmare voi stessi, se prendete questa strada, è quanto tempo ci mette il programmatore a implementare un algoritmo. Questo non è da sottovalutare in applicazioni pratiche. Pagare una persona un mese per risparmiare un'ora a fare un qualche cosa non vi conviene economicamente, vi costa di più il salario di un mese. Vabbè, ma a parte queste ovvietà all'inizio della lezione, come faccio a dire che a capire qual è, diciamo, le risorse che usa un mio programma? Fondamentalmente ho due modi. Uno è empirico, lo provo, cronometro alla mano e vedo più o meno come va, ed è quello che dovreste aver fatto nella prima esercitazione. Oppure provo a fare un'analisi e cerco di capire in modo analitico il mio programma, quanto mi posso aspettare che vada veloce e come. Questa seconda parte, c'è chi si occupa di informatica teorica che lo affronta in modo molto molto preciso, a noi non serve tutto sommato, però per noi è fondamentale riuscire in modo analitico ad avere
a grandi linee, in modo molto rozzo, in modo molto spannometrico, capire quanto è complicato e quanto è pesante il nostro algoritmo. Altra caratteristica su cui bisogna tenere in considerazione quando si parla di complessità ed efficienza è se siamo interessati al caso medio o al caso peggiore. Questa è di nuovo la terza ovvietà della slide, però vale la pena di riflettere. Se io sto preparando un portale per della gente che vuole fare, organizzare i suoi viaggi e prenotare gli alberghi, è molto importante il caso medio, perché voglio che in media i miei utenti siano contenti. Poi se una volta uno gli si blocca la connessione, pazienza. Se sto pensando a una centrale nucleare, il caso peggiore è sicuramente più interessante. Io devo garantire che mai succeda una certa cosa. Quindi anche come noi ci poniamo di fronte all'efficienza è qualcosa che vale la pena di fermarsi e riflettere. Tutti voi, immagino, conoscete la legge di Moore, che non è una legge e viene la maggior parte delle volte detta in modo sbagliato. Tra l'altro non sono ancora sicuro quale sia il modo esatto, però siccome sono tutti modi diversi, la maggior parte deve essere sbagliata, per forza. Fondamentalmente ci dice che la potenza, la complessità, la dimensione raddoppia ogni qualche anno. Quindi nei nostri sistemi, nei nostri computer, nei nostri sistemi di calcolo, noi abbiamo una crescita esponenziale delle nostre potenze e capacità di calcolo. Questo però non ci basta, perché dobbiamo renderci conto che abbiamo dei problemi che sono molto peggio che esponenziali. Il cubo di Rubik è un esempio. Risolvere il cubo di Rubik in base al numero di quadratini che ci sono sul lato è molto più complesso che non... è molto peggio che esponenziale. Il che vuol dire che è vero che i nostri computer sono sempre più veloci, ma se io comunque non sono in grado di risolvere cubi di Rubik sempre più grossi, come non sono in grado di risolvere Sudoku sempre più grossi. Allora uno dice, sì, vabbè, ma Rubik e il Sudoku, che ci importa? In realtà, quelli che studiano la complessità e l'informatica in modo un po' più teorico, hanno dimostrato che tantissimi problemi sono riconducibili l'uno all'altro. E il Sudoku e il cubo di Rubik fanno parte di problemi, di una classe di problemi, che sono tutti riconducibili l'uno all'altro. Per cui se io sapessi risolvere il cubo di Rubik in un modo migliore che non quello che so fare finora, tutta una serie di problemi immediatamente diventerebbero risoluti. Ma andiamo avanti, sto parlando di problemi. Prima avevo iniziato parlando di algoritmi. Allora, perché i due concetti non sono interscambiabili, ma tutto sommato perché li confondiamo alla fine? Allora, un problema ha una certa difficoltà se può essere risolto solo da algoritmi che hanno una certa difficoltà. È chiaro che io posso risolvere un problema facile usando un algoritmo abominevolmente difficile e complesso, questo ça va sans dire. Però diciamo che il concetto di complessità dell'algoritmo e complessità del problema sono legati in qualche modo, non sono sinonimi, però possiamo saltare dall'uno all'altro dando per scontato che quando parliamo di difficoltà di un problema intendiamo la difficoltà dell'algoritmo migliore che lo risolve. Allora, come ho detto all'inizio, questa è una lezione abominevolmente teorica e quindi quello che vogliamo fare è un approccio analitico alla complessità. Allora, per avere un approccio analitico alla complessità dobbiamo vedere l'algoritmo come una funzione, in qualche modo, che mappa alcuni dati in altri dati. Quindi un generico algoritmo è un qualcosa che prende dei dati e li trasforma, li mappa da un'altra parte. E quello a cui noi siamo interessati ad analizzare è quella che noi chiamiamo efficienza, in qualche modo, è il tempo
impiegato dall'algoritmo come funzione della dimensione dei dati di ingresso. Il concetto è estremamente vago, ma in tutti gli atti, in tutti i casi pratici non abbiamo difficoltà a capire di cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando della complessità di mettere insieme, di mettere in ordine un elenco di nomi, beh, la dimensione dei dati sarà il numero di nomi. Se sto pensando a come trovare il percorso ottimale fra una serie di città, la dimensione del problema è il numero di città. Se sto pensando a come fare le moltiplicazioni di numeri binari, la complessità è il numero di bit. Quindi cambia dal problema quello che è il come io misuro la quantità di dati d'ingresso, però solitamente è sufficientemente ovvio da non valer la pena di perderci tempo. Io ho iniziato a mettere il più possibile i Simpson per tenervi allegri in una lezione noiosa, quindi spero che apprezziate. Allora, prendiamo il bubble sort, che immagino tutti voi conoscete perfettamente. Chi lo conosce? Il bubble sort è un algoritmo di ordinamento. L'idea del bubble sort è quella di continuare a scambiare forsennatamente elementi vicini fino a che tutto un vettore non è ordinato. Ad esempio, io parto da un vettore 6, 1, 2, 3, 4, 5, inizio a scambiare, e alla fine, eccolo qui, che il vettore diventa ordinato. Perché il bubble sort? Beh, diciamo che 20 anni fa era, non so perché si faceva sempre nei corsi di informatica, dobbiamo ordinare qualcosa, usiamo il bubble sort. Il nome viene probabilmente, uno può immaginarsi i numeri piccoli all'interno del vettore che salgono lentamente verso l'alto come piccole bolle all'interno di un liquido, in modo più o meno poetico, però l'idea del bubble sort è: io voglio ordinare un vettore e devo vedere quanti passi, quanti scambi devo fare per ordinare il mio vettore. Allora, facendo un minimo di analisi, io vedo che per ordinare il mio bubble sort, alla fine quello che devo impiegare sono n quadro meno n mezzi passi. Io riesco a ordinare qualsiasi vettore, un vettore di lunghezza n, in n quadro meno n passi. Allora, possiamo implementarlo in diversi linguaggi, possiamo lavorarci su diversi algoritmi, possiamo avere degli algoritmi che hanno dei passi più lunghi o meno lunghi, però alla fine l'unica cosa che conta è il termine n quadro. Come dovreste ricordarvi da tutti i corsi di analisi che avete visto, se n è abbastanza grosso, alla fine l'unica cosa che conta è n quadro. E quindi io posso dire che il mio algoritmo, tutto sommato, cresce come cresce n quadro. Quindi, che cos'è che io voglio dire? Voglio essere in grado di dire che il mio algoritmo di ordinamento bubble sort è un algoritmo n quadro. In qualche modo il tempo più o meno segue n quadro, indipendentemente dal computer, indipendentemente dall'implementazione. Concettualmente è proprio il come io ho pensato l'algoritmo che richiede un tempo che cresce in modo quadratico rispetto alla dimensione del problema. Allora, questo si può esprimere e viene espresso in informatica con la notazione, con queste notazioni. Allora, la prima notazione, quella più usata, si chiama la notazione big o grande di. Il mio algoritmo è o grande di qualcosa se cresce, più adesso poi vedremo la definizione esatta, se più o meno però cresce come quel qualcosa. E ho la notazione di omega grande e theta grande. In inglese big omega e big theta. Questi sono dei modi per esprimere concetti qualitativi. In qualche modo io sto tirando fuori un formalismo che mi permette di esprimere in modo preciso
dei concetti che sono più, diciamo, dei concetti più qualitativi che quantitativi. Io dico che il mio algoritmo si comporta più o meno in quel modo. Perché? Perché sto pensando a un algoritmo che ha ad applicarlo a tanti numeri, quindi mi interessa come cresce, non mi interessano le costanti, i numeri sono tanti e quindi il termine n quadro è più importante del termine n, eccetera, e quindi in qualche modo io posso dire che il mio algoritmo ha quell'aspetto quando i dati sono tanti. Allora, questi concetti fumosi si possono esprimere, rimanendo fumosi, però sono più carini da esprimere, usando queste notazioni. Perché big O, little o, order of, non lo so. Comunque, il big O è la notazione che usiamo. Allora, ed è la più usata. La notazione big O significa fondamentalmente questo. La mia funzione è O grande di G di N se cresce al più come cresce G. In qualche modo io sto definendo quello che è un limite superiore. Io ho il mio algoritmo di ordinamento che è O grande di N quadro. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto sono notazioni asintotiche, quindi cosa succede? All'inizio non me ne importa nulla. Posso dire che da un certo punto in avanti n quadro sta sopra il mio algoritmo. Quindi il mio algoritmo sicuramente non è peggio di n quadro. In modo più formale posso dire che il mio algoritmo è f di n è o grande di g con n se esiste un certo numero, qualunque esso sia, grande quanto vi pare, e dopo quel numero esiste una costante per cui la mia funzione sta sempre sotto. Di nuovo, questo è molto più comprensibile ed è tutto quello che ci serve. Io quello che voglio dire è che, ok, quando n diventa abbastanza grande, il tempo che ci metto comunque è inferiore, cresce comunque meno o come una funzione n quadro, nel caso del bubble sort, ad esempio. In modo più formale alternativo, in cui io uso la divisione e tiro fuori la costante, ma l'idea è esattamente la stessa. Esempio, da un certo punto in avanti logaritmo di n al quadrato è o grande di n. Non da un certo punto in avanti, scusate. Logaritmo di n al quadrato è o grande di n. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste un punto, che vabbè sarà 16, sarà quello che volete, e dopo quel punto lì il logaritmo cresce più lentamente di n. Sta sotto. Quindi in qualche modo io posso dire che logaritmo di n al quadrato sta sotto e dominato da n. È o grande di n. E questo mi serve se io sto analizzando la complessità. Perché se so che il mio algoritmo è o grande di n, sono contento, perché so che comunque se invece di avere un milione di dati ne ho 10 milioni, il tempo verrà moltiplicato al massimo per 10. E questo mi serve, saperlo. Vuol dire che io sono in grado di trattare un certo tipo di problemi. Vabbè, non vuol dire che la funzione è uguale a o grande, ma vuol dire che fondamentalmente è dominata da... quindi dire che 3x quadro più 5x2 meno 9... uguale o grande di x cubo vuol dire che la funzione è dominata da x cubo, ma questo lo sappiamo. Problemi. Allora, se la mia funzione è dominata da x cubo, allora sarà anche dominata da x quarto, x quinta, x alla 126.
vero. Quindi solitamente si, ad esempio, seno di x è dominato da x alla quarta. Vabbè, seno di x non è mai più di 1, quindi da un certo punto in avanti x alla quarta è più grande. Grazie, non mi serve a nulla dire questo. Si usa quando solitamente uno fa il possibile per avere il limite più piccolo possibile. Per cui dire che la funzione è o grande di x alla terza o grande di x alla quarta, solitamente io dico solo grande di x alla terza perché è molto più interessante per me sapere che ho grande di x alla terza. Come anche non dirò mai che il seno è o grande di x alla quarta, perché comunque non riuscite a immaginare il seno di x è o grande di cosa? Vi rimetto la funzione, vi rimetto la definizione. Ho sentito una risposta? Di 1, esatto. Il seno è, il seno di x è o grande di 1. Perché se voi mettete qui, al posto di g con n, mettete 1, voi vedete che da un certo x in avanti, tutti, quindi da 0 in avanti, il seno di x è minore di 1, minore o uguale di 1 per 1. Quindi in qualche modo il seno di x è dominato da 1, è o grande di 1. Chi fa informatica teorica, chi si occupa qui del nostro del Dipartimento di Automatica e Informatica, quelli che si occupano di ricerca operativa tendenzialmente, fanno una serie di studi per cui ad esempio scoprono che una funzione è o grande di x elevato 2, 4, 7, 8 oppure 2 elevato oppure x elevato alla 3.12 eccetera. Questo è senz'altro interessante, non è quello che ci interessa qui adesso. Se avete capito la notazione big O, è facilissimo capire la notazione omega grande. La stessa cosa ma sotto. Io posso dire che la mia funzione da un certo punto in avanti è senz'altro peggio di qualche altra cosa. Quindi la stessa idea della notazione O grande vale per la notazione omega grande, ma invece che stare sopra sta sotto. Quindi da un certo punto in avanti la mia funzione cresce peggio di qualche altra cosa. Notazione formale alternativa, non c'è, va bene. Ho grande teta, la notazione teta grande quando la mia funzione è sia o grande sia omega grande di qualche cosa. Cosa vuol dire essere sia o grande che omega grande della stessa cosa? Vuol dire che la mia funzione, quando n diventa molto grande, quando x diventa molto molto grande, quando n diventa molto molto grande, si comporta proprio in quel modo. Perché la stessa funzione, in qualche modo, mi permette di definire una specie di guaina e il mio algoritmo cresce restando in quella guaina. Quindi, notazione O grande è la più usata ed è la più utile. Notazione omega grande, penso di usarla solo una volta all'anno quando faccio questa lezione. Notazione teta grande torna a essere utile, ma molto spesso è difficile riuscire a dare un comportamento asintotico stretto con la teta. La maggior parte delle volte si usa O grande. Una singola figura, una singola slide che riassume tutto quanto. Teta, quando è compreso sopra e sotto della mia funzione, O grande, quando comunque sta sotto, omega grande, quando sta sopra. Vabbè, pant pant, omega grande e O grande sono uno l'opposto dell'altro e
se la mia funzione è teta, è anche O grande ed è anche omega grande. Va bene, test per vedere se avete seguito la prima mezz'ora. Prendete un foglio di carta, fatelo, e mettete, forse avete già la soluzione, però ce l'avete stampato, e mettete nell'ordine giusto, nell'ordine di complessità, a partire dalla complessità più piccola, queste funzioni. Dai, dai, animo. So che dovete svegliarvi, lo faccio apposta, dai. Quindi, in ordine di complessità, da quella meno complessa a quella più complessa, mettendo insieme quelle che crescono allo stesso modo. Ovvero sia quelle che sono teta grande l'una dell'altra. Allora, ci siete? Sì? Allora, dovete ordinare queste funzioni in base alla loro complessità, a partire da quella meno complessa a quella più complessa, e se ce ne sono di complessi uguali, dove per complessi uguali si intende che sono l'una teta grande dell'altra, mettetele sulla stessa riga. Ok, allora, la più piccola è? Uno su x è la funzione che cresce più lentamente. Poi abbiamo, 13 più 1 su x è la stessa cosa di 1 su x. Logaritmo di x e logaritmo in base 2 di x sono assolutamente uguali, perché crescono allo stesso modo. X più seno di x, x più radice di x e 13 più x crescono tutti allo stesso modo, perché sono tutte O grande di x. X logaritmo di x è un po' peggio, perché cresce un po' più in fretta. X logaritmo di x al quadrato è ancora peggio. X alla qualcosa cresce ancora più in fretta. Qui abbiamo un altro x alla 21 e alla x è in assoluto la peggiore. Come? Ah no, scusate. E x alla x è assolutamente la peggiore. Prendete Google o qualsiasi programma e vi rendete conto come queste funzioni crescono veramente, veramente in fretta. Ma noi siamo pratici.
Allora, in realtà ci sono delle macro classi che a noi interessano. Come ingegneri, a noi interessa distinguere alcune macro categorie di complessità. Alcune ci vanno bene e altre no, fondamentalmente. Allora, vabbè, costante non lo dico neanche, ma quella sarebbe in assoluto la cosa più bella. Logaritmica, lineare, log lineare, quadratico, cubico, esponenziale. Queste sono le macro categorie in cui voi, immagino, nella vostra vita lavorativa, comunque io nella mia vita lavorativa, mi trovo a dover distinguere. Tutto sommato, sapere se un algoritmo è 2x alla 2.5 o x alla 2.4 non mi cambia nulla. Mi importa sapere che è un po' meno del cubo, quello sì. Quindi ci sono alcune grosse categorie che taglio con l'accetta che mi permettono di distinguere i miei algoritmi in belli, bruttini, brutti, inutilizzabili. E questa capacità di vedere un algoritmo semplicemente guardando e pensando a come è fatto l'algoritmo senza doverlo eseguire è fondamentale. Tanto per avere un'idea, qui ci sono alcune classi: costante, logaritmico, lineare, n log n, quadratico, cubico, esponenziale. Allora, dimensione del problema: 1, 10, 100, 1000, eccetera, eccetera. Immaginiamo di avere un algoritmo esponenziale. Allora, se io ho un algoritmo esponenziale e devo farlo applicarlo su un campione di 10 elementi, che è quello che solitamente uno fa quando impara a programmare, perché si fa un file con i 10 amici e poi controlla che il suo programmino giri. E magari non si rende conto che ha fatto un algoritmo esponenziale. Allora, su 10 amici, su un file di 10 amici, pensando che impiega un microsecondo a istruzione, in un millisecondo, in 10 millisecondi io ho risolto. E ho trovato la soluzione. Ho premuto il tasto e ho la soluzione. Se quello stesso algoritmo lo applico a un problema in cui invece di avere 10 amici ne ho 100, quanto impiego? Allora, 10 alla 17 anni. 10 alla 17 anni, tenete presente che l'universo esiste da 10 alla 14 anni. Quindi è 1000 volte più della vita dell'universo, fino ad oggi. Allora, questo non vuol dire che il mio programma ci mette tanto, vuol dire che il mio programma non funziona. Non avrò mai la soluzione. Ci sono tanti algoritmi che apparentemente con pochi elementi funzionano e appena il problema diventa un po' più grande, di fatto non sono più utilizzabili, non sono soluzioni. Non potete pensare di mettere in piedi un qualche cosa che richiede 31.000 anni per trovare la soluzione. Quindi è questa capacità di vedere la complessità dell'algoritmo è essenziale. Ripeto, il teorico può avere interesse a vedere se la complessità è x alla 2 o x alla 2.1. Il pratico deve sapere che x alla 2 magari lo risolve, 2 alla x no. 2 alla x vuol dire che io non ho una soluzione. Allora, vediamo se mi avete seguito finora. Immaginate che un vostro scagnozzo, quando voi ormai lavorate e siete dei dirigenti, vi dica che ha due algoritmi, un algoritmo foo e un algoritmo bar. L'algoritmo foo, guardandolo, vedete che ha una complessità o grande di n quadro. L'algoritmo bar, guardandolo, ha una complessità 2 alla n. Fate una prova con 100 elementi e con 1000 elementi, perché magari il vostro algoritmo deve lavorare su dei dati. Allora, con 100 dati fu ci mette 10 secondi e bar 4, con 1000 dati fu ne mette 12 e bar 4,5. È possibile? Quale algoritmo scegliereste? E perché? E vi sta mentendo?
il vostro programmatore che è arrivato con questi risultati. Cosa sceglierebbe Homer? Quelle facili. Allora, iniziamo da una prima domanda. È possibile sì o no? Io ho un algoritmo con una complessità molto più brutta, perché 2 alla n è molto peggio di n quadro, che fra 100 e 1000 cresce più lentamente. Chi dice che è possibile alzi la mano? Chi dice che non è possibile alzi la mano? Allora, è possibile perché queste sono complessità asintotiche. Se ricordate le formule, quelle che vi ho detto che potevate dimenticare, è fondamentale pensare che questo è vero da un certo punto in avanti e non prima. Quindi da un certo punto in avanti il mio algoritmo cresce in questo modo. Magari il punto dove inizia a crescere in questo modo non è a 1000, magari è a 10.000. Dipende dall'algoritmo. Prima considerazione. Seconda considerazione. L'analisi asintotica ha un senso se quello che io mi sto chiedendo è: posso usare il mio algoritmo quando il problema scala tanto? Allora, questa è la domanda a cui cercate di rispondere. Se voi sapete già da subito che il vostro problema ha al massimo n elementi di ingresso, e un sacco di problemi sono così. Beh, noi sappiamo quanti giorni ci sono in un anno, sappiamo quanti possiamo mettere un limite sul numero di materie all'interno di un'università, ad esempio. Cioè, noi, tutta una serie di problemi sono inerentemente limitati. Allora, se io ho un problema con un numero di dati limitato, non mi interessa l'analisi asintotica, mi interessa un cronometro. Io devo avere un algoritmo che su quei dati lì mi dà un risultato, funziona bene. Se sto usando l'analisi asintotica è perché mi chiedo, va bene, il mio business ha successo, i miei utenti diventano 100.000, 10 milioni, 50 milioni, quello che io sto facendo in qualche modo cresce, ho speranze di farlo crescere, quanto è scalabile? Allora a questo punto l'analisi asintotica ha senso. Allora come si fa a determinare la complessità di un algoritmo? Banale, 5 regole. Prima regola, una operazione ha una complessità costante. Quindi se io faccio una somma, una moltiplicazione, un qualche cosa di questo tipo, ha complessità costante. E ho grande di 1. La prima regola è facile. Seconda regola, ancora più semplice. Degli elementi che si... non sto a guardare la differenza di tempo dell'esecuzione di una cosa piuttosto che di un'altra. Una somma e una moltiplicazione ci mettono lo stesso tempo. Questo è vero oggi, non era vero 10-20 anni fa, probabilmente sarà ancora vero fra un po' di tempo. Comunque, diciamo, alla fine tutte le operazioni ci mettono lo stesso e le differenze non me ne importano niente. Quando ho un if e posso decidere se andare di qua o di là, scelgo sempre la strada peggiore. Per cui se nel mio programma c'è se ho trovato la soluzione esci, no, faccio sempre l'altra scelta. Scelgo sempre la strada più lunga. Regola della somma. Se io ho una serie di sequenze, una serie di operazioni una dopo l'altra, io prendo soltanto la più grande, la peggiore. Quindi se io ho un'operazione n quadro e un'operazione n cubo e le devo sommare vuol dire che ne faccio prima una e poi l'altra, i tempi li sommo, scarto tutto tranne la peggiore. Quindi o grande di n quadro più o grande di n cubo è uguale a o grande di n cubo.
tutti i termini sotto li butto via. Ripeto, lo faccio perché io sto cercando di fare una cosa rozza e veloce, non perché voglio fare una cosa precisa e raffinata. Io voglio avere un'idea più o meno del mio algoritmo. Quinta regola: se ho la regola del prodotto, se ho un qualcosa che viene eseguito un certo numero di volte, io devo moltiplicare la complessità. Facciamo un esempio. Questo è un pezzo di codice. Qual è la complessità di questo pezzo di codice? Allora, nell'analisi di complessità si parte sempre dall'interno. Più più zap. Che complessità ha? Costante o grande di 1. Poi, ho un ciclo for. Che quante volte viene ripetuto? N. Quindi, mettendo insieme le due operazioni, io ho O grande di N. Perché ho il ciclo che viene ripetuto O grande di N, al suo interno ho un'operazione che è O grande di 1, quindi la complessità risultante, regola del prodotto, sarà O grande di N per 1, che è uguale a O grande di N. Poi, quello che complessità ha? Non è difficile. Che complessità ha? O grande di N, bravissimi. Sommo il tutto e viene O grande di N quadro. Quindi, questo frammento di codice ha una complessità quadratica. Non guardo che cosa faccio, fondamentalmente guardo quante volte lo faccio. E questo quante volte lo faccio lo cerco di vedere in funzione della dimensione del problema. Immaginiamo di avere una cosa un po' più complessa, ad esempio il ciclo interno non parte da 0 ma parte da t, questa è un'altra cosa che molto spesso capita nei nostri programmi, quindi io parto con un primo ciclo sugli elementi di un vettore, con il secondo da dove ero arrivato nel primo e vado avanti sui successivi, ad esempio sto cercando duplicati, posso fare una cosa di questo tipo. Questo vuol dire che il ciclo interno viene fatto n-t. Un po' di formulette e con la regola che buttiamo via tutto tranne la parte più significativa, alla fine anche questo è O grande di n quadro. In modo più preciso potremmo dire n quadro meno n mezzi, sì, va bene, O grande di n quadro. Quindi, loop uno dentro l'altro, anche se non sono completi, anche se il secondo parte da metà o arriva a metà, fondamentalmente sono sempre n quadro. Complessità di questo blocco di codice, ho un primo pezzo grande di n, un secondo grande di n quadro, il risultato è O grande di n quadro. Butto via il pezzo di codice che è O grande di n. Perché per la complessità l'unica cosa che mi interessa è il termine n quadro. Condizionali. Scelgo la cosa peggiore e quindi il mio codice è O grande di n quadro. Allora, guardate soltanto le operazioni che portano via più tempo. Evitate di un'analisi linea per linea. Fondamentalmente cercate di spezzare un algoritmo in macro blocchi e cercate di capire se ci sono loop o chiamate ricorsive. Questa è l'unica cosa che fa veramente la differenza. Buttate via tutte le costanti e tutti i blocchi e tenete soltanto il termine più pesante, quello più brutto per ogni elemento. Con queste regole si riesce molto facilmente a capire, di nuovo, sono più o meno, sono analisi
rozze, ma noi vogliamo fare un'analisi rozza, noi quello che vogliamo avere è un'idea se il nostro algoritmo è scalabile veramente oppure no. E si riesce a fare relativamente in fretta. Allora, osservazioni. Una l'avevamo già vista. Tempo reale e complessità. In alcuni casi mi serve sapere il tempo, in altri casi mi serve sapere la complessità. Cercate di avere chiaro quando vi interessa l'uno o l'altro. Diciamo che se il numero di elementi di ingresso, la dimensione del problema è limitata, l'unica cosa che mi interessa è il tempo. Se non è limitata, solitamente mi interessa la complessità, però sempre con sentimento. Insomma, non siamo matematici, siamo gente che fa questo perché vuole ottenere dei risultati. Quindi un algoritmo o grande di uno che impiega un anno, tutto sommato potrebbe anche non essere così utile. È vero che impiega un anno indipendentemente dalla dimensione del problema, però sempre un anno è. E magari io un anno non ce l'ho. Quindi non è difficile, però vale la pena di fermarsi e pensare. Abbiamo parlato di CPU. In realtà potreste aver già visto, ma se no lo vedrete nella vostra vita sicuramente, che per molte cose esistono algoritmi che usano un sacco di memoria e sono veloci, oppure algoritmi che usano poca memoria e sono lenti. Quindi in realtà tutto quello che noi abbiamo visto come complessità, implicitamente io stavo parlando del tempo di esecuzione, ma potrebbe anche essere lo spazio occupato. Quindi io potrei avere un algoritmo che richiede uno spazio che è esponenziale sulla dimensione del problema. E quell'algoritmo lì, esattamente come non ho i 10 alla 17 anni per eseguirlo, probabilmente non ho neanche i 10 alla 17 byte per memorizzarlo. Quindi a volte ha senso parlare di tempo, a volte ha senso parlare di spazio. Le considerazioni sono analoghe. Caso peggiore, caso medio, caso migliore, di nuovo dipende dai problemi. La maggior parte delle volte è il caso peggiore che mi interessa, però ci sono ovviamente eccezioni. Vabbè. Allora, che cos'è la teoria della computational complexity? Allora, nella computer science la teoria della complessità è quella branca che si occupa di studiare fondamentalmente quello che abbiamo visto, quindi quanto mi costa in termini di tempo, spazio o altro a risolvere un certo problema. E quando sentite, se sentirete parlare di queste cose, ricordatevi che c'è una grande differenza fra il tempo necessario per risolvere un problema e il tempo necessario per verificare una soluzione. Pensate al Sudoku. Risolvere, controllare se una soluzione di un Sudoku è una soluzione corretta, che complessità ha? Diciamo che la dimensione del problema è la dimensione del quanti numeri possono esserci dentro. Quindi, che ne so, 10 se i numeri sono fra 0 e 9, 9 se i numeri sono fra 1 e 9, in quello che si trovano sulle riviste. Allora, se n è l'area di un quadrato, che complessità ha verificare se una soluzione è una soluzione corretta? Conoscete il Sudoku? Che complessità ha verificare se una soluzione è corretta? Che operazioni dovete fare? Io do un
un sudoku al mio computer e lui mi dice, ok, questa è una soluzione che va bene. Oppure mi dice, no, questa non è una soluzione perché ci sono tre volte il numero 7 su una linea. Abbiamo un n quadro e un n cubo. Perché n cubo e perché n quadro? Ok, quindi io devo fare per ogni riga controllo tutti gli elementi. E quindi questa qui è una. Ho due cicli, uno dentro l'altro, e quello è quadratico. Poi per ogni colonna, se non sbaglio, come si gioca su Sudoku, controllo gli elementi. Quindi ho un O grande di n quadro più O grande di n quadro, e poi per ogni sottoquadrato controllo tutti gli elementi. Quindi in realtà lì ho un O grande. Quanti sono i sottoquadrati? Beh, se sono di nuovo n, e quindi ho di nuovo un n quadro. Quindi ho n quadro più n quadro più n quadro, che fa n quadro. Quindi controllare la soluzione del sudoku è n quadro. E trovare una soluzione del sudoku, non l'abbiamo ancora visto, però è molto oltre, non è esprimibile con un polinomio. Quindi il sudoku è un problema che non si riesce a risolvere, e verificare una soluzione in realtà è un'operazione molto più semplice. Allora, chi si occupa di queste cose solitamente ha una serie di grosse classi di complessità, e quindi prende i vari problemi e li va a mettere in una classe piuttosto che in un'altra. Queste classi sono state definite in base a, grazie comunque, al lavoro di Turing. Spero che abbiate visto l'ultimo film, tranne gli ultimi 5 minuti in cui ho chiuso gli occhi ai miei figli perché dicono una serie di cose inesatte, però poi non è bruttissimo come film. Comunque Turing costruisce, non costruisce ovviamente, però Turing inventa questa astrazione matematica che è la macchina di Turing, la macchina di Turing universale, eccetera, che non è assolutamente pensata per essere realizzata, non è il genitore del computer, è un'astrazione matematica. Però utilizzando questa astrazione matematica noi siamo in grado di dimostrare e di diciamo classificare tutta una serie di cose estremamente importanti. Probabilmente quando avete fatto il corso di il primo corso di informatica vi siete chiesti, ma chissà com'è possibile dimostrare che un diagramma di flusso strutturato non strutturato è sempre equivalente a almeno a un altro diagramma di flusso strutturato, il teorema di Giacopini, qualcosa. Se vi chiedevate come è possibile dimostrare che ogni diagramma di flusso non strutturato è anche possibile, qualsiasi algoritmo rappresentato con un diagramma di flusso non strutturato può anche essere rappresentato con un diagramma di flusso strutturato, la dimostrazione usa le macchine di Turing. Adesso lo sapete, siete più contenti. Allora, l'idea della macchina di Turing quindi è una cosa assolutamente astratta, la potete vedere come una specie di ragnetto che si muove su una stringa infinitamente lunga leggendo e scrivendo dei simboli che non possono anche non essere uni e zeri, possono essere numeri, comunque in qualche modo è questo modello estremamente, estremamente ideale. Allora, io posso classificare questo oggetto, pur essendo una completa astrazione, è di fatto in grado di eseguire qualsiasi algoritmo che è possibile eseguire con un computer oggi. Allora io posso esprimere la complessità degli algoritmi pensando a quanti passi deve fare una macchina di Turing per risolverli. Tutta una serie di cose su cui noi da bravi ingegneri abbiamo completamente abbiamo lasciato stare all'inizio, che sono quelle, ad esempio, che cos'è un passo elementare, che cos'è la dimensione del problema. Sto parlando di bit, di parole, di città o di altro. Io ho detto non ve ne preoccupate perché alla fine tutto sommato è comprensibile e riusciamo a capirci.
nel caso di chi si occupa di queste cose in modo esatto, riesce a ricondurre tutto a una specie di formalismo che è alla base di tutto, che è ipersemplificato ma che può rappresentare tutto, e utilizzando questa specie di ultimo comune denominatore è in grado di esprimere la complessità dei vari algoritmi. Allora, la macchina di Turing è questa specie di macchina, come testina di una macchina da scrivere che si muove lungo un nastro e in base allo stato in cui è, al simbolo che trova, si può spostare a destra o a sinistra e scrivere un simbolo su questo nastro. Si può spostare a destra o a sinistra. Esiste un modello leggermente più complicato della macchina di Turing che si chiama la macchina di Turing non deterministica, in cui io la macchina di Turing si può spostare a destra e a sinistra contemporaneamente. In qualche modo è come se si raddoppiasse e prendesse vie parallele. Allora, questa è una macchina di Turing non deterministica. Quella di prima è una macchina di Turing deterministica, sono entrambe delle astrazioni matematiche, ma utilizzando questi concetti noi siamo in grado di creare una categoria dei problemi. Allora, NL vuol dire che una macchina di Turing non deterministica riesce a risolverli in un tempo logaritmico. P vuol dire che una macchina di Turing riesce a risolvere questi problemi in un tempo polinomiale. NP vuol dire che una macchina di Turing non deterministica riesce a risolvere problemi in questa classe in un tempo polinomiale. E questa è la classe in cui si trova il Sudoku. Il Sudoku potrebbe essere risolto in un tempo polinomiale da una macchina di Turing non deterministica. E poi man mano a crescere. P-space, una macchina di Turing deterministica, è in grado di risolvere questo problema utilizzando un nastro, una quantità di spazio, che cresce come un polinomio della dimensione del problema. Esponenziale, esponenziale p-space, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo a voi non serve assolutamente nulla, quindi queste ultime tre slide potete dimenticarle istantaneamente. È tutto sommato interessante quel uguale punto interrogativo che ho scritto, perché noi siamo riusciti a capire che tutta una serie di problemi, ad esempio NP, sono equivalenti. E quindi risolvendone uno noi potremmo risolvere tutti gli altri, perché in realtà esiste un sistema per trasformare un problema in un altro. Ma non siamo sicuri, nessuno ha dimostrato in modo certo che nessun problema P, che P e NP siano distinti. Per cui se io mai trovassi una soluzione in un tempo polinomiale con una macchina di Turing deterministica un problema NP, sarebbe come arrivare con una chiave e aprire un intero mondo, perché improvvisamente tutta una serie di problemi diventerebbero risolubili. E il nostro mondo, il mondo in cui viviamo, gioca molto sul fatto che alcuni problemi non siano risolubili. Noi riusciamo a usare le transazioni in banca e i pagamenti via internet perché ci sono una serie di problemi che non sono risolvibili velocemente. Perché le chiavi di crittografia sono... spezzare una chiave di crittografia è un problema complesso. E quindi se io mi metto a farlo, trovo la soluzione prima o poi, ma quando la trovo sono passati 10 anni, ormai la banca l'ha cambiata, l'utente l'ha cambiata, quindi non avrei nessuna utilità. Se io scopro un sistema con cui trasformare alcuni problemi NP in problemi P, probabilmente il mondo crolla, o una buona parte del mondo in cui viviamo crolla, oltre a risolvere il Sudoku in un tempo lineare. Questa è una classificazione delle varie classi, ma di nuovo questo è qui, ve lo lascio come riferimento nei lucidi, ma non se vi interessa per sport, perché sicuramente non riguarda il corso e non vi verrà in alcun modo chiesto all'esame. Quello che invece vi viene chiesto all'esame è questa micro separazione, aver ben presente questo gruppo di classi. Queste sono classi importanti, queste sono cose che vi serviranno probabilmente nella vita e sicuramente all'esame. Allora,
Iniziamo su classi di problemi a partire da quelle che mi rendono più felice. Classe 1 o grande di 1, problemi costanti. Il tempo che io impiego a risolvere il problema non dipende dalla dimensione del problema. Fatemi un esempio di problema costante che abbiamo visto con le liste. Aggiungere un elemento a una lista è un'operazione, è un problema costante. Ci metto esattamente lo stesso tempo, indipendentemente dal numero di elementi che la lista ha già. È chiaro che potrei mettermi e scrivere un algoritmo che parte dal primo elemento, fa tutta la lista avanti e indietro 3 volte e poi lo metto in fondo, e quello lì non sarebbe un algoritmo costante, sarebbe un algoritmo lineare. Però posso anche andare semplicemente a mettere l'elemento in fondo e quindi ha un tempo lineare. Il sacco di Babbo Natale, quello in cui io mi segno su un foglietto il numero di oggetti che ho dentro, quello mi permette di rispondere alla domanda quanti oggetti ci sono nel sacco in un tempo lineare, in un tempo costante, o grande di 1. Quindi problemi o grandi di 1 sono veramente felice, ma ce ne sono pochi. Problemi logaritmici o grande di logaritmo di n. Trovare l'elemento più grande all'interno di un gruppo di elementi, se io sono stato un minimo attento a come li memorizzo, è un problema logaritmico. Diciamo che i problemi in cui io riesco a dividere in qualche modo in sottoproblemi, affrontarne soltanto uno. Io ho una serie di elementi in ordine e sto cercando un elemento. Che tecnica uso? Posso scorrere gli elementi finché non trovo quello che sto cercando, o grande di n, lineare, oppure posso usare una ricerca dicotomica. Salto nel mezzo, decido se andare a destra o a sinistra in base al fatto che l'elemento che sto cercando sia più grande o più piccolo, e vado avanti facendo un saltellino alla volta, e questo ha un tempo, e questa è una complessità logaritmica. Quindi, o grande di 1, o grande di log n, sono felice, ancora. O grande di n, vabbè, ma ancora sono contento, devo scorrere comunque tutti gli elementi. O grande di n è ricerca di un elemento all'interno di una lista, non ordinata. Cancellazione di un elemento all'interno di una lista non ordinata. Tutte operazioni o grandi di n. N log n. Divide and conquer. Questo perché li ho presi da un testo inglese. In realtà divide et impera è di Cesare, quindi non è divide and conquer, ma l'idea è nostra. Prima che degli statunitensi, però n log n, ordinare un vettore di elementi generici ha una complessità n log n. Se vi ricordate, il bubble sort era n quadro, perché il bubble sort fa schifo. Però un algoritmo di ordinamento serio, che funziona bene, ha un tempo di ordinamento n log n. Non è possibile avere un algoritmo più efficiente di n log n. Se voi leggete le pagine di manuale delle funzioni della Java Collection Framework, molto spesso vedete la nota del tipo la complessità è quella che uno si aspetterebbe. Cosa vuol dire? Che dà per scontato che il lettore abbia una qualche idea di qual è la complessità di fare una serie di operazioni, e chi ha scritto la Java Collection Framework vi sta tranquillizzando sul fatto che le ha scritte bene, che non è peggio di quello che potrebbe essere. Quadratico, ciclo dentro ciclo, banalmente, tutte le volte che ho un ciclo dentro un ciclo il mio algoritmo è quadratico. Cubico, un ciclo dentro un ciclo dentro un ciclo, tutti sul numero di elementi. Esponenziale,
se io ho bisogno di generare tutti i sottoinsiemi di un dato insieme di partenza. Allora, sull'esponenziale è, diciamo, il primo degli algoritmi, la prima classe che vi dico subito no. Se vi serve per qualche applicazione reale in cui i dati possono essere tanti, no, non c'è nessuno, cambiate strada. Ancora peggio, fattoriale. Se io devo generare tutte le permutazioni di un certo numero di elementi. Allora, queste sono le macroclassi, le 8 macroclassi che secondo me è ragionevole aspettarsi di incontrare nella vita pratica. Se voi siete in grado di capire se il vostro algoritmo è in una di queste, siete in grado di decidere se vale la pena, se ci sono speranze di usarlo oppure no. E diciamo che scegliere un algoritmo n log n piuttosto che 2 alla n può fare la differenza fra il 28 e il 30 lode all'esame, non certo fra il 18 e la bocciatura, però se puntate a un voto alto, avere in qualche modo il polso della complessità di quello che state utilizzando, perché voi, diciamo, i mattoncini fondamentali li trovate in gran parte già fatti alla Java Collection Framework, poi vedremo degli altri algoritmi sui grafi, eccetera. Quindi avere idea che l'algoritmo che state utilizzando ha una complessità lineare vi permette di capire se siete su una strada che può portare a una soluzione oppure no. Quindi questa è la tabella che avevamo visto la volta scorsa, dove però invece di esserci lento e veloce ci sono le complessità vere. E vedete che la maggior parte delle operazioni sono o grandi di n. Dove ce ne sono due è perché io prima devo cercare e poi fare l'operazione. Quindi per rimuovere un certo oggetto all'interno di un array list, prima lo devo cercare e poi devo scorrere tutti gli altri. Quindi posso dire che è uno grande di n più uno grande di n? Sì. Tenete conto che se io faccio una serie di passi, lo tolgo e poi sposto successivamente. Quindi alla fine comunque lo scorro tutto. Stessa cosa per la linked list. La differenza fondamentale è il prendere un elemento a un dato indice, e vedete che sulla array list è un'operazione costante, mentre sulla linked list è un'operazione che ci porta via tempo. E basta. Quindi questo è lo stesso lucido del visto 2 settimane fa, però con un grado di precisione maggiore. Credetemi, un'idea molto molto è ancora qualitativa, non stiamo parlando dei piccoli dettagli, però avere idea della complessità dei blocchetti che state utilizzando fa la differenza quando dovete usarli per qualcosa di vero e di serio, perché se fate l'esame in cui avete un grafo di 10 nodi e dovete vedere qual è il modo più veloce per andare da Roma a Torino, qualunque algoritmo usate va bene. Quando i nodi iniziano a essere tutte le città d'Europa, fa veramente la differenza. Quello che vedremo la prossima settimana, già lunedì, è un modo per avere tutta una serie di operazioni che qui sono come O grande di n, come O grande di 1. In particolar modo vedremo come get, remove, come è possibile avere la remove oppure la search, la contains, scusate, invece di O grande di n, averla come O grande di 1. Non è una magia, è possibile, funziona, e Fulvio nell'ora precedente vi ha anche già detto la parolina magica che sta dietro tutto questo, che è hash. E ci vediamo lunedì.